Buonasera, benvenuti. Che bello vedere così tante persone. Allora, Arci Vipiteno è veramente onorata di presentare questo evento in collaborazione con il Comune di Vipiteno, per questo ringrazio il Sindaco che è qui, in collaborazione con il Comitato Educazione Permanente. C'è qui il presidente Fabio Cola, il nostro vice sindaco, ringrazio, e con Agorà che è l'editor di Vipiteno Cultura, ma il suo presidente Mario Sartori non sta bene e quindi non è potuto venire. Oggi è un evento particolare perché dopo 10 anni la Ziganov Band torna a suonare con un grande musicista, Manuel Randi. Erano 10 anni che non suonavano insieme. Ho avuto il piacere di stare qui con loro oggi pomeriggio. Sono emozionanti anche soltanto ad accordare gli strumenti. Sono dei grandi musicisti, ma sono anche dei ricercatori. La loro musica è una musica che è nata tantissimo, tantissimo tempo fa, è in lande lontanissime da qui, ed è una musica che da ascoltare è come aprire un libro di storia, anzi un libro di storie di grande profondità umana, di storie che poi sono andate perdute, sono state dimenticate e poi sono state ritrovate. Un'altra persona che voglio ringraziare in modo importante è Renato Morelli, che ha organizzato tutto questo. Il maestro e amico Renato Morelli, in realtà avrebbe i titoli per essere professore, perché so che insegna anche all'università, ma lo chiamo maestro non soltanto per gli studi del conservatorio, ma perché con questo maestro voglio anche riferirmi al suo spessore e alla sua esperienza umana. Mi ha insegnato Renato che questi strumenti che ascolteremo non suonano, cantano proprio quelle storie. Ognuno con la propria voce, ognuno con la propria memoria. E allora quello che dobbiamo fare, secondo me, è abbandonarci completamente a questa voce, a questa musica senza tempo, perché è una musica diretta, istintiva. Quando è nata, molto tempo fa, è nata dall'anima e oggi, come allora, dall'anima parte e all'anima arriva. Signore e signori, Ziganov Band e Manuel Randi. Grazie infinite. Cari amici, buonasera, guten Abend, herzlich willkommen. Noi cominciamo con un brano che è il titolo del nostro primo CD che abbiamo fatto tanti anni fa con Manuel Randi. Il titolo è A Gläserle Wein, e potete capire, è in lingua yiddish, ma yiddish è imparentato strettamente col tedesco. Significa un bicchierino di vino. E noi lo facciamo sempre, anzi lo facevamo con lui come pezzo d'apertura in segno di auspicio, perché è un brindisi, un toast zur Gemütlichkeit, der Gemütlichkeit. E consentitemi innanzitutto
di fare questo prosit der Gemütlichkeit al nostro grande amico, storico amico, grandissimo musicista, il grande Manuel Randi. Ladies and gentlemen, eccolo qua. Manuel Grandi sì, al clarinetto, come vedete, panico, perché scusa, ma non è chitarrista, certo, però lui filologicamente si è ricordato che in questo brano suonava il clarinetto, perché ebbene sì, il grande Manuelito suona anche diversi strumenti, ma anche il clarinetto. Allora, il secondo brindisi del Gemütlichkeit, mi corre l'obbligo ovviamente di farlo agli organizzatori che sono stati già nominati, cioè l'Arci di Vipiteno, il Comune di Vipiteno, e dopo questo meraviglioso gruppo che si chiama Agorà, la dice lunga, e Vipiteno Cultura, e quindi farei un bel applauso anche a loro, sempre nel tempo del brindisi. E poi, last but not least, questo brindisi lo voglio dedicare a tutti voi, pubblico meraviglioso di concittadini vipitenesi, Sterzinger e anche non. Fatevi un bel applauso a voi. Partiamo con Aglesel. Il secondo brano è ancora, diciamo, un brano molto semplice, ganz einfach und lustig, viene da Odessa, è un brano klezmer classico, e è un brano allegro. Certo, oggi parlare di Odessa, che era praticamente ed era la Napoli del Mar Nero, fa un po' effetto, insomma, da quando l'ha fondata Caterina II di Russia. Speriamo che la situazione ritorni allegra come era prima, insomma. Questo brano si chiama Limonchiki e lo dedichiamo a tutti gli amici ucraini. Thank you.
avete visto il manifesto? C'è un titolo, 10 anni dopo, 10 years after, 10 years später. Warum dieser Titel? Also in unserer erste Besetzung, 2009, der Gitarrist war Manuel Randi. Wir haben viele Konzerte zusammen gemacht, viele Tonaufzeichnungen, ein CD mit diesem Titel A Gläserle Wein, bis 2013. Wann? Wir hatten ein Konzert in Lana, auf der Bühne Seganov Jazzmer Band und Herbert Pixner Trio. Also Herbert, seine Schwester und Muschleckner, der Kontrabassist. Und durch dieses Konzert, Herbert hat Manuel gesehen, gehört und so weiter. Und genommen, nel senso che è scoppiata la scintilla, bravo. Scoppiata la scintilla e voi poi la storia la conoscete. Si è formato così il Pixner Project, che è una formazione che sta avendo, ha avuto, sta avendo e avrà un successo straordinario in tutto il mondo germanofono, e giustamente ha dato un riconoscimento importantissimo e doverosissimo al grande Manuel Randi. Grande applauso. E quindi noi siamo molto contenti di segnare Später, abbiamo aspettato 10 anni, comunque la Gelegenheit, questa opportunità ce l'abbiamo avuta. Altra domanda, Jazzmer, was bedeutet Jazzmer? È un gioco di parole tra jazz e klezmer. Allora, il klezmer, per farla molto breve, poi prometto che non parlerò più, presenterò solo i brani. Sì. Il klezmer è la musica, diciamo, non colta, è una musica popolare degli ebrei della diaspora ashkenazita, ovvero la diaspora dell'Europa orientale, diciamo, con la lingua era quella yiddish, e come la lingua che è imparentata con la lingua russa, rumena, ungherese, polacca, eccetera, eccetera, anche la musica popolare ashkenazita, diciamo, è imparentata con queste musiche. Infatti avete sentito, ci sono echi di tutte queste musiche. Siccome gli ebrei non è che potessero fare tutte le professioni, insomma, voi sapete, potevano fare i medici, potevano fare i musicisti, e siccome i matrimoni all'epoca duravano mediamente una settimana, il lavoro ce n'era, ma la concorrenza era gli zingari, e quindi c'è sempre stato un sodalizio, diciamo, anche una concorrenza, no? Quello che a noi interessava è l'apporto della musica klezmer al jazz, che è poco conosciuta. Faccio un esempio. George Gershwin, tutti conoscono George Gershwin, che è stato una delle colonne fondanti del jazz. In realtà lui si chiamava Jacob Gershowitz ed era di una famiglia ebraica di San Pietroburgo. Benny Goodman era ebreo, insomma, ci sono tante. Qui? Bernstein, grande. Ecco, il contributo invece della musica zingara al jazz è conosciutissimo, perché è il cosiddetto gypsy jazz, legato alla figura di Django Reiner, sapete, questo leggendario non fisarmonicista, questo leggendario chitarrista, che lo vedete sempre con due dita così, perché non è che era di moda, è che le aveva paralizzate queste dita qui, quindi lui con tre dita riusciva a fare cose che oggi chitarristi di tutto il mondo con 10 dita non riescono a fare. Magari Manuel ce la fa, ma insomma, anche Maiko Ameto. Ecco, quindi il nostro progetto era quello di klezmerizzare il jazz attraverso, appunto, la figura di Mirka Ziganov, ma ve lo dirò dopo, che era un fisarmonicista di Odessa, e manushizzare il klezmer, cioè suonare il manush con lo stile klezmer. Allora adesso ve ne facciamo un esempio. Vi suoniamo un brano del gypsy jazz, proprio profondo, deep, no, è un brano celeberrimo. Ve lo facciamo un po' klezmerizzato, nel senso che non vedrete mai in un complesso di gypsy jazz un basso tuba, che men che nemmeno il sousaphone, e neanche strumenti a fiato, eccetera. Per cui innanzitutto io farei un grande applauso al mitico Gigi Grata, che ha questo strumentino leggendario, leggero, eccetera eccetera, e che dovrà assorbirsi il basso di questo che si chiama Dus Ambiance.
Sì, sì. Cometto il mandolino, Mano Randi, la Fiorenzo Zeni, sax, Cristo Stanchina, tromba, Rossana Caldini, violino, Gigi Grata, tuba. Adesso vi facciamo un brano della tradizione klezmer, proprio più semplice, più carina, anche insomma, perché ci sono dei brani, sentirete, molto nostalgici, molto, questo è molto allegro, diciamo, Ganz Lustig,
und einfach anche. E si chiama Lebedick. È chiaro che anche lo capite benissimo. Lo dedichiamo a tutti voi, oppure a tutte voi, meglio, a tutti. A chi volete voi. Lebedick. Il prossimo brano, anche questo,
è il brano, cioè il titolo nella lingua Yiddish, però è un brano di un musical celeberrimo, direi. Si chiama By Mir Bisdushain, e anche questo lo dedichiamo a tutte le signore. Sì, questo sì. By Mir Bisdushain, dedicato a tutte le belle signore che sono in questo. Fatemi un bel applauso, non so io. Thank you.
Ed ora un altro brano della tradizione klezmer che si chiama Einladung zum Tanz. In realtà non è proprio così facile da ballare, però sentirete, inizia come sempre la musica klezmer, inizia molto lento, molto, poi improvvisamente cambia e diventa diabolico. Einladung zum Tanz. Thank you.
sentire. Grazie. E adesso un pezzo ungherese. Fra parentesi, noi abbiamo un ristorante magnifico, si chiama Ungererhof. E ero curioso di sapere se deriva da Hunger, ma fame, o Unger, ungherese. Allora ho chiesto alla signora, mi ha detto che effettivamente i Besitzer erano ungheresi. Vabbè, quindi... Piccolo parente. Ero stato con calma in ballo, va bene. E questo brano è celeberrimo in Ungheria, è nel cuore di tutti gli ungheresi. Non c'è orchestra zingara, che sono i ristoranti di Budapest, che sono bravissimi, che non sappia fare questo brano, che tra l'altro mette a dura prova il violinista, in questo caso il violinista, ma ne parleremo dopo. E si chiama Monti Csárdás, e quindi la scritta Monti. Allora abbiamo fatto delle ricerche, chi era questo Monti? Un parente del nostro primo ministro, ex primo ministro? No. Anche no. Un Kaiserjäger dell'Austro-Ungarische Monarchie? Abbiamo fatto... No. Insomma, cerca e ricerca, abbiamo scoperto che era un napoletano. Che è riuscito a fare... E beh, certo. Bene. Allora, adesso... Dunque, siccome questo è un brano che mette veramente a dura prova il violinista della band, nel senso che tutti i più grandi, importanti violinisti fanno i virtuosi, super virtuosi di questo brano, io direi che dobbiamo fare un applauso di incoraggiamento a questa giovane fanciulla, mamma volante, che deve cimentarsi con questo brano terrificante. Thank you.
Rossana Caldini, la mamma volante. Adesso un altro brano della trasmissione Gypsy Jazz, famosissimo anche questo, non so se vi ricordate il film Chocolate, bellissimo film, dove la chitarra, cioè il brano, sarebbe la colonna sonora di questo film che si intitola Minor Swing, e si sostiene che sia proprio Johnny Depp a suonare la chitarra nel film. No, sì, ogni volta discutiamo. Sì, in realtà noi abbiamo scoperto che era Manuel Randi, e non lo, cioè, sotto mentite spoglie. Vabbè, insomma, sentiremo adesso dei grandi soli, di questi grandi solisti, Minor Swing. Thank you.
Ed ora, per non far torto a nessuno, facciamo anche un brano della tradizione sefardita. Dunque, Ashkenaz in ebraico vuol dire Germania, e quindi sono questa diaspora, diciamo, dell'Europa orientale. Invece Sefard, che vuol dire Spagna, è quello della parte, diciamo, occidentale. Sarebbe il flamenco come musica, che tra l'altro Manuel è un flamencaro di quelli tremendi. Vabbè, insomma. Invece facciamo un brano greco, perché in Grecia c'erano i sefarditi, sembrerà strano, ma così, anche in Bulgaria tra l'altro. E, si chiama Trellos Aposervico. E ci hanno detto che la traduzione è il ballo dei macellai pazzi di Costantinopoli, ma. Ma sì, Trellos Aposervico. We'll be right back.
Ed ora un brano proprio della tradizione profonda klezmer, è un brano di matrimonio. E dico subito, sentirete che non è per niente allegro. Allora voi potreste dire, certo, sì, insomma, magari. Però in realtà è così nostalgico perché è un brano dedicato ai consuoceri. Perché, insomma, spesso il matrimonio rappresenta una specie di addio, nel senso che poi questi figli non si vedono più, e quindi sentirete questo brano che è molto particolare, perché di solito sono, c'è il tema A e poi B, il ritornello, no? Qui invece la sorpresa sarà nel C. C è una sorpresa molto particolare perché si sviluppa il tema in un modo particolare. Ve lo facciamo sentire. Thank you.
Il penultimo brano è un altro giochetto della nostra jazz band, di prendere un brano manouche e di klezmerizzarlo leggermente. Allora, questo brano, che si chiamerebbe, cioè si chiama Sweet Georgia Brown, c'è un fatto curioso. Voi sapete che durante il fascismo era vietato il jazz, ma soprattutto non si potevano suonare dei brani con dei titoli inglesi, eccetera, eccetera. Anche se poi un jazzista molto importante è Romano Mussolini, vabbè, ma comunque nessuno è perfetto, no? Come si dice? E allora i titoli sono stati italianizzati. Allora, per esempio, St. Louis Blues l'hanno tradotto come Tristezze di San Luigi. Vabbè, insomma, blues, triste, St. Louis, San Luigi. Io non ho mai capito per quale motivo Sweet Georgia Brown l'hanno tradotto con Oggi no. Tant'è che io, quando vedo che, non so, oggi è chiuso, oggi no, penso sempre Sweet Georgia Brown. Vabbè, comunque. Sweet Georgia Brown, oggi no. Ecco, questa è la soluzione. Vuoi Sweet Georgia Brown, come dice il maestro? Oggi no. Forse domani. Forse domani. È sotto fine. Thank you.
L'ultimo brano è molto particolare, ci ricollega subito alla figura di questo Ziganov, was bedeutet Ziganov? È il nome di questo leggendario fisarmonicista nato a Odessa, ripeto, a Napoli del Mar Nero, poi è scappato dai pogrom zaristi e come moltissimi ebrei all'inizio del Novecento, come Gershwin, eccetera, eccetera, e si è ritrovato paracadutato negli Stati Uniti e con le prime formazioni di jazz. Ecco il legame tra il klezmer e il jazz. Lui è diventato famoso, per modo di dire, insomma, non lo conosce nessuno, ma insomma noi che abbiamo studiato a lungo questi percorsi, è diventato famoso perché nel 1919 ha inciso un 78 giri che si chiama Koilen, è un brano russo, guarda caso allo stesso incipit di Bella Ciao. E quindi non so se avete seguito su Repubblica, cioè, improvvisamente è stato scoperto questa cosa, no? 100 anni dopo, le origini ebraiche di Bella Ciao. No? Ma in realtà ci sono tanti altri incipit melodici, per esempio c'è un altro brano, Klezmer, che si chiama Silberne Kasene, che io pensavo che volesse dire la caserma d'argento, poi sono stato ferocemente redarguito da un carissimo amico, Igor Polesinski, forse qualcuno di voi se lo ricorda, perché abbiamo fatto un concerto qui sotto alla biblioteca, un violinista straordinario, ebreo di Kiev, prima viola del Maggio Musicale Fiorentino, mi ha fatto un mazzo così, mi ha detto, no, guarda che vuol dire nozze d'argento, quindi Silberne Kasene, e poi... C'è, Bella Ciao. E quindi, insomma, cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo assieme Koilen, Silberne Kasene e Bella Ciao. E ve lo proponiamo come brano di chiusura. Grazie. Thank you.
Vabbè. Rossana Caldini, Manuelito Randi, Maiko Metto, Gigi Grata, Chet Becker, guardate la stessa Cristo Stalchina, John Coltrane, Fiorenzo Zeni,
Allora, per finire, un Tsugabe, facciamo un pezzo ecumenico. Ecumenico nel senso che attraversa tutti gli stili che vi abbiamo detto: il klezmer, il gypsy jazz, il jazz, l'ungherese, il russo. Si chiama, anche diversi titoli, si chiama, noi lo chiamiamo Occhi Neri. Il vero titolo in paruschi sarebbe Occhi Chornie, Schwarze Augen. Però sì, questa parte che ha ereditato lui dal precedente Basutuba, Occhi Giorni. Però prima di chiudere vi devo dare due notizie, una brutta e l'altra bella. Cominciamo con quella brutta. Brutta, sì, 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 sì. Allora, il CD che abbiamo fatto con Manuel Randi è esaurito. Però, questa sera c'è stata eine schöne Überraschung, perché ravanando negli archivi, in tedesco, sì, ravanando, sì, sono stati ritrovati una ventina di questi dischi, insomma, questa è la grande notizia. No, veramente era considerato, cioè, sì, sì, sì. Quindi la notizia bella è che abbiamo questi 20 CD, però ne abbiamo anche degli altri fatti, che verranno autografati se volete, e anche un DVD con tutti i concerti che abbiamo fatto in questi 10 anni furibondi. Allora, il primo era proprio con Manuel Randi, un concerto che abbiamo fatto al Teatro Gries, di Teatro Comunale di Bolzano, 100 anni fa, sembra, insomma, sì. Sì. Poi Der Zweite è con un musicista pazzesco di Budapest, uno zingaro che suona quello che noi chiamiamo Achpret, che in italiano si chiama Salterio, che in ungherese si chiama Zimbalon, che in rumeno si chiama Zambal, che in persiano si chiama, vabbè, insomma, c'è. Santur, bravo. Un applauso a Manuel Randi, perché si non me lo ricordavo. Questo pazzesco musicista si chiama Kalman Balog, abbiamo il concerto con lui, e poi abbiamo il concerto col grande Igor Polesinski, del quale vi ho già parlato. Quindi tre concerti in un unico DVD. Quindi chiudiamo con questo Occhi Giorni. Thank you.
Rossana Bellini. Grazie anche al nome del grande, soprattutto a tutta la sua equipe, che ha fatto una sollecitazione straordinaria. E grazie anche a tutti i signori che voi vedete, che hanno fatto una ripresa con le telecamere e che sarà prossimamente disponibile con tutto questo concerto memorabile. Grazie mille. Grazie.